MW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW. Ben ritrovati con Golf Television, puntata numero 476. Caro Marco Lanza, guarda quanti ospiti ci sono venuti a trovare oggi. Affronteremo anche argomenti diversi. Sì, ospite di prestigio, il sociologo Antonio Censi e soprattutto il maestro Carvaglio, Bernardo Carvaglio, che arriva da molto lontano, pensate, arriva dal Cile e da molti anni in Italia ed è uno stimatissimo professionista. Insegna a Barlassina, giusto? Sì. Allora, con te parleremo poi di tanti aspetti. Antonio Censi, sociologo, ma perché sei qua? Perché ha scritto un bellissimo libro, Il golf dei caddy, anatomia di una professione, 13 storie che raccontano questo legame sociologico, psicologico, io aggiungo anche, perché bisogna imparare una professione, legati al mondo del golf, da chi magari nel golf non è un professionista diretto, ma è molto importante per il ruolo che ricopre. Edito da Treccani. Allora, ci vuoi parlare? Intanto, perché ti è venuto in mente di scrivere questo libro, scusami, che tra l'altro è molto bello? Ma probabilmente la ragione di fondo era quella di riconciliarmi con il golf, no? Dopo avere subito, come molti, delle grandi frustrazioni sul piano agonistico, ho voluto ristabilire, come dire, un rapporto amorevole con il golf, e l'ho fatto attraverso la riscoperta di questa figura del caddy che io ho conosciuto nel corso delle mie prime gare in campo, no? Cioè, mi ero accorto che quando c'era un caddy il gioco assumeva tutto un altro andamento, procedeva molto più spedito e direi nella massima armonia, nel senso che erano rare le dispute, le discussioni, perché i caddy esercitavano un po' la loro influenza benefica, no? Io però, e poi c'erano queste persone che erano di estrazione popolare, no? Cioè, che però avevano, diciamo, dei modi da gentiluomini. Infatti io li ho chiamati, così parafrasando il titolo di un libro, di un classico della sociologia, erano proletari di buone maniere, no? Nel senso che erano di origine, uso il termine proletario, non in modo offensivo naturalmente. E allora ho cominciato a parlare di questa idea con alcuni professionisti che avevano alle spalle l'esperienza. E ti hanno caddy, spinto a realizzarla. Adesso, Romolo Napoleoni, Mario Rendina, ma così informalmente. Avevo suonato un po' l'ambiente dell'Acqua Santa. Poi a un certo punto mi sono deciso a fare le interviste, insomma. Allora, tra poco ci torneremo ancora su questo bellissimo libro, ve lo ricordo, Il golf dei caddy, anatomia di una professione, di Don Treccani, perché ci sono 13 storie raccontate in modo meraviglioso, con aneddoti anche, ed è proprio curioso ad andare a approfondire. Marco, abbiamo... Sì. Bernardo, a te come mai ti è venuta l'idea di venire proprio in Italia? E un'altra domanda che si aggiunge a questa: come hai trovato e come giudichi il livello dei professionisti italiani? Allora, io sono venuto in Italia, prima ho fatto il giocatore in Cile, in qualche paese sudamericano. Dopo, casualmente, mi è venuto un tic che non riuscivo a imbucare il patino per finire la buca. Io sono stato sempre un buon patatore. Improvvisamente questo patino non lo imbucavo. O partivano le mani, ma è problema di testa tutto questo, no? Sì. Alla fine sono stato un anno su e giù e ho deciso finalmente di non giocare più, perché se non sei capace di imbucare quel patino, no.
meglio insegnarlo. Allora, sei diventato maggiorenne perché è da 18 anni che sei che insegni a Barlassina, sì, per cui hai raggiunto la maggiore età. Sì, sei ancora un ragazzino, Però io leggo maestro da 30 anni, professionista da 49 anni, perché tu hai giocato per 12 anni in Sud America, quindi sei stato impegnato. Qual è la differenza tra insegnare e invece giocare il golf da professionista, al di là del tic finale sul pattino corto? Ma giocare, allora, per me, giocare a golf deve essere persone talentuose. Per insegnare a giocare a golf, anche qua deve avere talento, per me, no? Perché non basta una macchina che ti dà delle linee, ti dà delle cose. Deve essere il maestro quello che deve tirar fuori tutto e farti giocare con la sua testa, per me. No? Il giocatore, dai, è sempre più difficile giocare a golf, come voi sapete. Non dirlo a noi, guarda. Noi praticamente ogni volta che andiamo in campo alla fine ci consoliamo magari con una bella birretta, ma perché sempre il golf. Vi rendete conto che qualunque tour questi ragazzi fanno 65 colpi. È vero. E sono ancora all'Alps, no? E per, dopo viene il Challenger. Se fa una fatica della Madonna, non è come una volta, tu facevi parte del campo e vincevi l'Open. È vero, è vero. Certo. Senti, ma se io ti faccio un nome, Alberto Croce, che mi rispondi? Un grande dei maestri italiani, uno dei più grandi. Per me io ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con lui per 15 anni a Monticello e ho imparato tanto da Alberto. Ho visto Alberto arrivare delle persone che non tiravano un colpo. E lui in mezz'ora riusciva a farla entrare in campo e fare la gara. È un fenomeno, Alberto è un fenomeno. Allora, vediamo adesso un consiglio utile per chi gioca a golf dal nostro Carlo Zappa, che puntualmente ogni settimana ci propone delle lezioni di golf. Oggi ci spiega come poter dare più spin alla palla, quindi il gioco del backspin. Andiamo a vedere. Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Carlo da Lerici vorrebbe sapere come poter dare più backspin alla palla. È difficile dare più backspin alla palla perché comunque il backspin è incontrollabile. Noi possiamo sapere quanto la palla rotola in avanti, ma diventa difficile riuscire a farla tornare indietro o a fermarla. E più ci sono delle variabili, la variabile del terreno dal quale giochiamo, la variabile del terreno su quale atterra la palla e la variabile della palla, dipende con che tipo di palla noi andiamo a giocare. Quello che è importante è la nostra paura e far rotolare il più possibile la palla sulla faccia bastone, quindi più io riesco a far scivolare la palla sulla faccia bastone, più la palla prende l'effetto e quando tocca il green, se le condizioni del green e del fairway lo consentono, la palla tende a fermarsi. Perché le condizioni del green e del fairway? Se noi giochiamo un colpo dal rough, il rough, l'erba alta, si sovrappone nelle righe del bastone e non permette al bastone di graffiare la palla e andare a fermarla. Quindi uno dei fattori più importanti per dare spin alla palla è la velocità di passaggio. Io devo avere velocità di passaggio per poter rallentare la corsa della palla. Torno a dirti però che è molto difficile andare a controllare la spin, quindi la nostra bravura è avere un'azione costante e adattarci in continuazione alle varie condizioni del terreno e alle varie condizioni del campo. Probabilmente se vai a giocare in America la palla tenderà a fermarsi parecchio o anche tornare indietro perché le condizioni dei campi americani sono queste. Se noi andiamo a giocare in Inghilterra, andiamo a giocare un British Open, diventa difficile fermare la palla perché le condizioni del campo non vanno a dare spin alla palla. Quindi non è che io cambio modo di giocare approccio, io devo essere capace di adattarmi alle condizioni del campo il più possibile. Vi aspetto alla prossima puntata. Eccoci nuovamente in studio. Antonio Censi, qual è di queste 13 storie raccontate all'interno del tuo libro quella che ti ha colpito, che non conoscevi, ma scrivendola ti ha colpito? Ma è difficile, sceglierne una in particolare perché sono tutte abbastanza diverse. No, una particolarmente, cioè che mi è stata particolarmente interessante è quella di
Grappasonni, adesso mi sfugge il nome del papà di dunque Luciano? Luciano Grappasonni, perché Luciano Grappasonni, allora, un po' fa parte di quel, diciamo, nucleo storico di Cheddi che risiedevano accanto alla, all'Acqua Santa, no? Adesso li chiamavano i ragazzi del quarto miglio, non so se avessero, perché c'era questa casa che stava sul confine, certo, con l'Acqua Santa. I Cheddi, diciamo che provenivano tutti dalle zone di confine dei circoli, perché non avevano la possibilità di spostarsi, si spostavano in bicicletta, poi a un certo punto potevano permettersi il motorino perché guadagnavano bene, però è molto interessante questo, l'esperienza di Luciano. In quella casa lì abitavano anche i Bernardini e i Rendina, e quindi c'era tutto un giro. Poi Romolo era nato dentro il circolo, poi le generazioni non sono le stesse comunque. Ma la cosa interessante, ad esempio, è che loro mettevano in relazione il loro campo, perché per raggiungere, per entrare in campo dovevano raggiungere questa, la marana, no? Che era il ruscello che separava il campo, che faceva da confine, diciamo, certo. E lì entravano vicino alla Buca 9, no? Facevano, allora, partivano da casa loro e giocavano sul loro campetto, perché si erano costruiti due buche artigianalmente usando il vellutello, come lo chiamavamo, il muschio, e avevano fatto i green, e quindi giocavano sul loro campo. Poi entravano nel campo ufficiale, ma lo percorrevano, e lo percorrevano nel senso giusto, non so, andavano dalla 7 alla 8 alla 9. Poi la sera tornavano indietro e facevano, lo percorrevano al contrario, nel modo inverso, dalla 9, la 8, la 7 e poi sul loro campo. Cioè, ma già questo modo di praticare fa capire qual è il percorso di apprendimento del Cheddi, no? Perché i Cheddi una volta non potevano assolutamente giocare in campo, quindi per giocare in campo dovevano trasgredire a una regola, non so se mi spiego, no? Quindi il loro percorso di apprendimento era in salita, e loro consideravano questo divieto come una profonda ingiustizia, era la cosa che gli pesava di più, perché... Comunque è bellissimo, perché ci sono tante sfumature in questi 13 racconti che poi io dico, comprate il libro perché andate a approfondirli, ritroverete molto di quello che è la storia del golf legato anche ai giorni nostri. Noi ci fermiamo un istante adesso e poi ritorniamo in studio con questi due nostri ospiti, perché abbiamo ancora tante situazioni particolari e sfumature importanti da approfondire. A tra poco, restate con noi. Rieccoci nuovamente in studio con la puntata 476 di Gol Television. Bernardo Carvaio, professionista della PGA, insegna a Barlassina. Antonio Censi, sociologo, autore di questo libro dedicato alla storia dei Cheddi e al rapporto tra i Cheddi e la società, anche, che invece è rappresentata magari dai giocatori. Adesso, Marco, io... Sì, volevo chiedere al nostro amico Bernardo una cosa. Il gioco corto è sicuramente forse la cosa più importante nel golf. Tu che insegni a Barlassina, per esempio sul putt, come insegni a guardare le pendenze? Ma io sono classico su questo, no? Io guardo da dietro e se ho qualche dubbio vado davanti, no? E in queste due posizioni dovrei capire più o meno che tipo, di dove pende la palla. Certo. Per me, io sono classico su questo. Ho sentito questo sistema di aim point, dove si dice che si sente sui piedi, no? La pendenza. Per me,
per me personalmente sarebbe impossibile sentire 2 centimetri a destra piuttosto che a sinistra coi piedi. Se faccio fatica già con gli occhi a vedere la pendenza coi piedi. Può aiutare lateralmente, sì. La vista laterale invece, hai detto dietro la palla e davanti alla palla. E qualche volta a lato che si vedono già la pendenza forse del green? Sì, qualche volta quando c'è qualche dubbio si guarda anche di lì, quando ci sono dei... C'è nella linea che accompagna il pad, perché a lato forse si capisce se è in discesa o se in salita, e quindi la pendenza. Tante volte tu la guardi da dietro, poi c'è qualche dubbio, la guardo di là e di là si vede un'altra pendenza. Sì, spesso a me sembra il contrario di quello che ho visto prima. Bravo. Sì. E spesso capita, sì. Però io la vedo sempre con gli occhi, non sarei in grado di pensare minimamente a usare i piedi per vedere una depressione. Magari se sono 1 metro di dislivello lo sento, sì, ma se sono 2-3 centimetri. Ecco, c'è una cosa che mi piace tantissimo che ho letto nel tuo modo di insegnare, che l'insegnamento va adattato al fisico e allo stile del giocatore, perché in effetti non tutti possiamo avere un insegnamento, devi giocare come Tiger Woods, andare a rincorrere un certo swing e poi c'è chi ha la pancia, c'è chi aggira poco per il mal di schiena e dopo si incattivisce con il golf, perde l'innamoramento. Se invece un insegnante, come è il tuo credo, lo mette in condizione di giocare il suo golf con il fisico che ha e i problemi magari di schiena, di dolore o altro, allora può divertirsi. No, ma la risposta l'hai data tu. Perché ogni giocatore, ogni persona che si avvicina al golf, per me, no, deve poter giocare a golf. Per me non esiste di seguire una linea unica, come gioca questo. No, io gioco come posso giocare io. Se tu hai la pancia, come tutti abbiamo la pancetta, no? Te faccio utilizzare tanto le mani, giochiamo più con i polsi. Se hai problema alla schiena, capito? Ti muovo meno. Dipende quello che tu hai, dipende la tua capacità motoria, è quello che io ti do. Io adatto il golf alla persona e non obbligo la persona a giocare il golf che dice, come dice la tecnica, perché ognuno deve fare come può, per me. Professor Cenzi, volevo farti questa domanda. Recentemente ho incontrato il papà di un professionista che sta facendo il tour europeo e mi ha detto: caro Marco, speriamo che il nuovo presidente della federazione si renda conto che in Italia bisogna aprire una scuola per caddy, perché noi facciamo fatica a trovare bravi caddy in Italia. Cioè, il nostro libro procede proprio in questa direzione, perché nasce anche da un progetto formativo, no? Tanto ed è stato sostenuto finanziariamente da una fondazione che vorrebbe... Zaninoni, la fondazione Zaninoni di Bergamo, che vorrebbe promuovere un'esperienza formativa ispirata ad alcune esperienze americane che si sono consolidate, no, che esistono da un certo numero di decenni, non sono recentissime, e che si chiamano le Caddy Academy. Sono scuole per caddy che non hanno solo la finalità di formare dei caddy professionisti per rispondere a una certa domanda che ancora proviene dai circoli, perché è una figura che, diciamo così, nei circoli è andata via via scomparendo, però c'è sempre una domanda da parte dei resort, dei circoli di elite, quindi è necessario formare dei professionisti da però l'esperienza formativa è utile anche come forma di socializzazione lavorativa, molto importante, come sviluppo, dicono i pedagogisti, dell'intelligenza manuale e dell'intelligenza emotiva. E queste scuole, appunto, sono imperniate sulla valorizzazione di questi concetti. Quindi, diciamo che dall'esperienza dei caddy non nascono solo dei buoni professionisti, dei buoni maestri, ma, come io ho cercato di dimostrare, anche dei buoni lavoratori, degli ottimi lavoratori, di persone che hanno fatto strada in tutti i campi lavorativi grazie all'esperienza dei caddy. Bellissimo. E poi sono portate anche, diciamo che sono persone dotate di una spiccata attitudine al prendersi cura. Noi questo mettiamo in considerazione nel libro. Allora, siccome il nostro sistema formativo trascura questi aspetti, no, secondo molti pedagogisti, perché punta tutto sulla formazione cognitiva, ma trascura la formazione manuale e la formazione... Mentre noi anche in futuro, dal punto di vista del mercato del lavoro, cioè sulla base delle proiezioni, avremo sempre bisogno
di lavoro manuale, di gente che sa fare bene il lavoro manuale, questo non lo dico, lo dicono gli economisti, è un dato di fatto. E persone che sappiano fare bene il lavoro di cura. L'esperienza del Covid insegna, perché andiamo verso anche una società in cui dovremmo fronteggiare delle situazioni. Certo. Allora adesso andiamo con il maestro Dice, l'abbiamo visto la lezione di Carlo Zappa, adesso invece andiamo con il nostro professor Roberto Ballini per le regole del gol, perché uno degli aspetti brutti del golf italiano, e devo dirlo, è la durata delle gare, quelle infrasettimanali, le garette eccetera, perché si sta troppo in campo e perdi la continuità e la voglia di giocare a golf. Allora, una delle condizioni più importanti è quella di andare sulla palla, e al di là dei tre minuti di ricerca della pallina se la perdi, è quella di giocare un golf abbastanza veloce, il famoso ready golf. Ma c'è una regola che ci dice quanti secondi abbiamo a disposizione per effettuare un colpo? Sì. Ascoltiamo cosa ci dice Roberto Ballini. Da Roberto da Gol Television, ciao a tutti. Eliseo da Roma mi fa una domanda abbastanza interessante, anche se è un po' particolare. Mi chiede: ma per fare un colpo sul green, quindi il famoso putt, ho i tre minuti, posso aspettare tre minuti? Allora, facciamo un attimo un po' una... mettiamo in chiaro le cose, Eliseo. I tre minuti è il tempo massimo che ci è consentito per cercare e identificare la nostra palla. Per fare un colpo ci sono consentiti 40 secondi, tranne sul putting green, che se fossi il primo a giocare sul putting green mi sono consentiti 50 secondi. Quindi io non posso stare qui tre minuti, anche perché tre minuti sono tanti e non finirei mai. Se così dovessimo fare tutti, la gara comincia alle 8 del mattino e finisce alle 8 del mattino del giorno dopo. Quindi il tempo consentito per fare un colpo è 40 secondi. Entro quel tempo io posso e devo giocare la palla, non entro i tre minuti, perché i tre minuti è solo il tempo consentito per cercare e identificare la mia palla. Spero di essere stato chiaro e mi raccomando, cerchiamo sempre di essere il più possibile veloci, con cognizione, come diceva il Manzoni, adelante Pedro Concuissio, però cerchiamo di giocare entro i termini consentiti, così da non perdere tempo noi e da non, però non è andata in buca la palla, da non far perdere tempo agli altri. Da Roberto da Gol Television, ciao e alla prossima. Se non l'ha imbucato perché ha giocato troppo veloce lì. Poteva aspettare quei... mancava 10 secondi. Non erano ancora passati i 40 secondi. Grande Roberto Ballini. Marco... Bernardo, a tuo giudizio, tu che arrivi da molto lontano, cosa manca al golf italiano oggi per essere ancora più avanti? Io penso che in Italia ci mancano tanti tesserati, abbiamo perso tanti negli ultimi 3-4 anni. Io penso che questo dovrebbe essere un lavoro della federazione, di incentivare un po' di più i giovani. Purtroppo in Italia non abbiamo campo pubblico, no? È difficile, no? Però non saprei dire esattamente cosa fare, però che abbiamo perso tesserati e abbiamo perso tanti. Beh, Antonio Sensi, raccontami in 60 secondi il tuo sogno da golfista. Il mio sogno da golfista? Sì, sì, me lo dico, perché tu hai scritto un libro perché sei golfista, quindi voglio il tuo sogno da golfista, perché non si smette mai di sognare nella vita. Diciamo che chiaramente continuo ad avere un rapporto molto sofferto con il golf. Il mio problema è il timing, perché sono abbastanza frettoloso, sono molto ansioso, no, sostanzialmente. Quindi contrariamente da quanto appaia, sono molto precipitoso. Quindi il tuo sogno cos'è? Rimanere più calmo quando hai... No, ma è chiaro che il principio aureo, vabbè, ad esempio Bob Rotella, che è uno psicologo pragmatico, secondo me molto concreto, dice: quando andate sulla palla non dovete pensare a nient'altro che
all'obiettivo e all'esecuzione del colpo. Vai sulla palla, mira un punto, miralo bene e tira. E io questo sinceramente non ho mai imparato a fare e mi piacerebbe andare, perché penso sempre 10.000 cose che mi fa fare dei colpi. No, va bene. Allora, Antonio Cenci, autore anche di un libro fantastico, Vita da vecchi, l'umanità negata delle persone non autosufficienti, sociologo, e adesso con questo Il golf dei caddy, anatomia di una professione, 13 storie tutte da leggere, edito da Treccani, verrà presentato poi adesso a fine aprile a Bergamo in un incontro alla Fiera del Libro. E beh, Bernardo Carvaio, che ci ha portato qualche pillola della sua esperienza sudamericana, ma soprattutto anche la sua esperienza italiana e in particolare quella dell'insegnamento, che è fondamentale. Grazie entrambi per essere stati con noi in questa puntata di Golf Television. Ci auguriamo di avervi nuovamente ospiti, perché sono tanti i temi da affrontare che purtroppo in una sola puntata spesso non riusciamo a farlo. Vero Marco? È verissimo. Noi intanto, come sempre, vi aspettiamo alle nostre gare. E le nostre gare, e soprattutto seguiteci con Golf Television. Grazie a tutti, alla prossima. OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW, watch me walk away, putting myself on display, one, two, three a day, I'm on my way, on my way, I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow, I'm OMW,